Voi lavorate per il Duca? Esatto. Presso la sua residenza o in ufficio? Qual è il problema? Buongiorno ragazzi, sono il Belloz. Questa volta ho lasciato i Peaky Blinders e Birmingham per avvicinarmi al Montefeltro. Sono arrivato a Pesaro. Dopo una settimana difficile, devo dar la caccia al Duca. Io so che il Duca bazzica da queste parti, allora mi sono spostato per lui. Lui non lo sa. Oggi sarà una sbarbata diversa, guardate che barbone. Faremo solo i contorni, una sbarbata triste, tranquilla. Ok. Faccio due passaggi così veloci. Quindi dopo una settimana difficile, ho già passato prima, era tanto per. L'ultima passatina. Ci siamo, eh. Intanto ho messo il pennellino a bagno. Ecco, mi avevano chiamato. Come era messo? Mi hanno chiamato dalla spiaggia. Oggi è una giornata un po' nuvolosa. Sono arrivato ieri. Fa freschetto. Ma non mi dispiace. Sono andato a vedere un po' la cittadina con le biciclette. Bello, mi piace questa cosa di Pesaro. Con la ciclo metro, no, come si chiama? Insomma, c'è una pista ciclabile davvero invidiabile, grandissima. Ho fatto un giretto in centro e mi è piaciuto davvero tanto. Tanto tempo qua per fare i giretti nell'entroterra. Musei, borghi, un sacco, e anche sentieri nei boschi, un sacco di cose belle da fare qua con la famiglia. Pomeriggio oggi di relax, sono qua da solo nella locanda. Ma sì, dai, allora oggi andiamo a provare il poker solito, super basic, con la punta spagnola, cattivissima. Un 5 ottavi stainless, quindi un po' ostico forse da utilizzare, non so. Un po'. Ho prima fatto delle passatine sulla belga, adesso la finisco sull'ardesia e poi andiamo a provarlo. Aveva proprio bisogno di una rinfrescatina. Quindi io so che qua è la terra di molti di voi, quindi ero già stato nelle Marche, ma zona di Sirolo, Numana, un po' più giù. Zona qua di Pesaro mi mancava. Boh. Ok. Vado a prendere il sapone di là.
Ristacco, tanto a bagno c'è il nostro pennellino Soc della Semog, mi sono portato in viaggio. Allora, mettiamo via questo. Questa è la belga piccolina, tattica. Mettiamola lì. Tiriamo questo. Cosa andiamo a usare oggi? Tundra Artica di Varesino, che io ho messo in questo contenitore. Un vecchio extro, c'era felce biancospino, come si chiama? Felce biancospino forse di extro, che avevo finito, avevo letteralmente mangiato e sono riuscito a inserire il solido del Varesino. Però questa è la vecchia confezione, adesso le fanno più strette e alte, cioè più cicce, e non è più possibile. Questo invece era perfetto, l'avevo diviso a metà per metterla e ce l'ho riuscito. Poi tanto si è sistemata quel tempo. Quindi è la versione ancora 4.1. Vediamo se va al rasoio, perché avevo perso il filo, poi sto booker qui non mi esce mai come voglio. Sono esperto, quindi tanto ho messo dentro un po' di acqua. Questo è il pennellino magico. Sento la sbiancata. Come bene. Allora, andiamo. Andiamo a fare solo i contorni. Però tutta questa barbaccia, non so se la vedete qua sul collo. È una settimana che non mi faccio la barba, quindi ho aspettato il momento di tranquillità. Ecco. Vedo una mazza, sto guardando nello schermo del cellulare, ma vedo malissimo. Dovreste vedere il cellulare attaccato con le mollette sullo stendino, beh. Qua dai, passiamo tutto, tutto dai. Vi dico già che non la taglio tutta, eh. Le guance. E tanto vale se la passo tutta, si pulisce anche la barba. Quindi, periodo che mi sto facendo crescere il barbone, per poi tagliarlo, tranquilli. Però mi piaceva per un evento che vi dirò più avanti. Me la voglio tagliare tutta. In una volta sola. Giusto, no? In estate vado a farmi crescere la barba, me la taglio d'inverno. Oggi sarò velocissimo, sempre più veloci divento, un mago, tutte le mani bagnate, viva. Ce n'è.
vedo una C. Non vedo. Sto andando a tentoni qua, eh. Non c'è uno specchietto né niente. C'è troppa luce qua fuori. Ad occhi chiusi, ragazzi. Non ho fatto neanche la prova audio, si sente? Furbo. Schietta già piena di peli. Andiamo belli veloci. Sto andando a occhi chiusi. Questa formula, la 4.1, la preferisco quando utilizzo sciavetto mano libera alla 4.3 perché la trovo più scorrevole. Rimane più, diciamo, tipo pellicola, la pellicola più fine. Oh, mi sono tagliato, ragazzi, non vedo nulla qua. Che cacchio di video sto facendo? Barbata in quel di Pesaro. Lo troverò il Duca. Lui non sa che sono sulle sue tracce. Avrà un conto in sospeso con i Peaky Blinders! Rilassiamoci. Non lo so, io sento. Teniamo la barba e mettiamo su.
Non è male. Cioè, vado in base al tatto. Vado sul peso, sul pelo in base al tatto. Oh. Basta. Veloce. Ci spostiamo dentro sul lavandino, che qua non ho acqua. Oh, mi sono spostato all'interno della locanda. Ma devo dire che è andata bene comunque. Non male. Faccio l'ultimo passaggio qua di cortesia. Ma non è andato male, dai, l'ultimo passaggino veloce. Almeno vedo qualcosa. Proprio per togliere. Non so neanche io cosa. Sono contento, è andato molto bene. Me lo toglierò il barbone, me lo toglierò. Io ho un problema con le Marche in generale, ogni volta che vengo qua non vedo mai il sole, sono sfigato. È una maledizione. Dai, ancora 2 settimane davanti. Tante cose da vedere. Mi avvicino sempre più alla terra del Monte Feltro. Terra spettacolare. Oh, buono, 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 buono. Questo, sì. Visto, non so più come tenere i capelli. Li taglio, non li taglio, boh. Tanto, coramellina, puliamo questo rasoio. Quindi abbiamo usato tundra artica. Andiamo a finire con tundra artica. Non è molto estivo, però. L'ho tenuto nel frigoriferino dell'albergo. È proprio artico. Elegantissimo, questi sentori di legni wood. Ci sento i profumi classici della barberia comunque. Buonissimo. E poi, vedete, è un balsamo, come lo chiamano?
Dopo barba, aftershave. Aftershave, ma è mezzo balsamo, si asciuga subito, è una via di mezzo, buonissimo. Boh, allora cosa andiamo a fare? Allora, per la barba possiamo andare a utilizzare dei prodotti, dai, così vediamo, perché utilizzo anche questi. Io per la barba ho fatto crescere la barba, ho il Cella, shampoo e balsamo. E poi l'olietto, andiamo a vederlo dopo. Prima andiamo un po' col shampoo e balsamo sulla barba bagnata. Un po'. L'abbiamo già lavata, eccola. Col sapone prima, col pennello. Oh vabbè, facciamolo. Una profumazione bella fresca, quella di Cella. Vediamo se lo dicono. Shampoo balsamo 2 in 1, antibatterico, pulizia quotidiana, barba e baffi. Lascia la barba morbida grazie all'azione del pantenolo. Previene irritazioni. E cosa importantissima perché porta la barba, che non può mancare, l'olio. L'olio qua sempre Cella, lo trovo ottimo quest'olio, ne ho usati diversi, da L'Oreal a... Solitamente sono tutti ottimi. Quelli che, diciamo, se non ricordo, avevo un marchio, non mi ricordo adesso, ma ungeva tantissimo. Questo invece non unge troppo, ci sono quelli che si mettono col contagocce, questo invece... Sì, non è un after, vero? Possiamo dire un olio a splashata. Quindi si va. Bisogna fare un massaggio perché deve andare sotto il pelo per andare a ammorbidire la pelle sottostante. Perché si ammorbidisce, sì, il pelo diventa più brillante e tutto, ma la cosa importante... La cosa importante è la pelle sotto, perché poi col caldo soprattutto è difficile tenere la barba perché si disquama la pelle e quindi poi si trova sempre quella forfora odiosa, che brutta da vedere. Con questi due prodottini qua, se si fa crescere la barba, si va tranquilli. Beh, ha una bella consistenza adesso la barba. Vabbè, qua io non mi cresce troppo, vabbè che qua la taglio sempre un po', però non ho proprio il barbone pieno. Vabbè, lo metto anche qua. Mix. Mix. Oh, siamo stati velocissimi. Togliamo il baffo? Con la forbicetta per i bimbi? Ah, un altro prodottino che ho portato con me, ve lo faccio vedere subito. Il balsamo da barba, nuovo, nuovo. Si mette sulle mani, tracheta, si scalda, non è come quello per i baffi, guardate, è morbidissimo. E poi si mette sulla barba proprio per tenerla in ordine e fargli prendere un po' la forma.
Io sto facendo un video con i capelli a caso, però vabbè. Vedete? Andata, andata. E ora continua la caccia verso il duca. Ciao ragazzi. Chissà se riuscirò a trovarlo o no. Intanto, alla prossima che magari ce la togliamo tutta, una volta per tutte, ok? Ciao cavalieri. Ragazzi, sono stato accolto a Palazzo Ducale. Eccoci. Ciao ragazzi, la birra è finita, però ho trovato il Lord Belloz e sono contento uguale. Merenda dei campioni. Cioè, guardate dove abita il duca. Questa è solo la. Guarda, guarda, guarda. Amo talmente tanto la rasatura che. Buona, buona la Prolaso bianca, non l'avevo mai mangiata, devo dirvi la verità, è buona, è buona. Un matto. Ciao ragazzi, mitico Duca, è stato un onore. Ciao, iscrivetevi.